ragazzi, la musica l'avete sentita, la voce, il pianoforte, siamo sempre qui a Sofia, abbiamo Vincenzo, abbiamo Arianna, ma cosa si può desiderare di più? Ciao ragazzi! Ciao! Come va? Tutto bene? Benissimo, sì, grazie! Sì, perfetto, vedete com'è bello ritrovarsi come l'anno scorso, no? A Malta, lei con le Peppe Jeans, lui Peppe, loro diciamo neanche perché tanto lo sapete, ovviamente lui quest'anno è ospite come campione in carica, Arianna sapete leggerà i voti di San Marino, e quindi vedete che bellezza. Allora, Vincenzo, com'è stato quest'anno? Ok, quest'anno è stato pieno, davvero, sono stato anche riposo allenando la mia voce, ecco. E diciamo ho avuto l'opportunità di viaggiare anche un po' di più rispetto agli altri anni dopo la mia vittoria. Inoltre sono stata anche anche lì quei tre giorni sono stati fantastici e adesso ci vengo qui a Sofia ed è davvero un posto bellissimo, anche l'arena è fantastica, non vedo l'ora che arrivi sabato. E tu Arianna, che mi dici di quest'anno? Quest'anno è stato molto pieno di cose, di canto, insieme alle altre performance, ci siamo trovate più volte per cantare insieme, poi alcuni di noi per degli impegni non sono più riuscite a proseguire questo progetto e quindi torneremo con un progetto nuovo, con delle nuove collaborazioni il prossimo anno. Sono stata anch'io all'Eurovision a Vienna, dove appunto ci siamo visti tutti e niente, quest'anno questa esperienza mi ha portato molte belle cose. Perfetto. Quindi, le performance hanno ancora sì, anche se magari state tutti pronti che arriveranno delle novità. E tu? E io è ancora tutto da vedere in realtà, proprio perché da poco ho compiuto 15 anni, perciò è più difficile fare progetti sui 15 anni, però molto probabilmente ci sono molte cose in corso, che si vedrà in futuro, tutto ancora da vedere, tutte le idee. E per ora siamo qui a Sofia. Ragazzi, escludendo l'Italia, l'Italia è fuori gara, escludiamo anche San Marino, fuori gara anche San Marino. San Marino e Italia non li contiamo, loro li amiamo già a prescindere. A prescindere. Delle altre sezioni cosa pensate? Quello che penso. Mi dà la precedenza, che sentivo. Allora, a me queste le canzoni in gara quest'anno piacciono molto, le mie preferite in assoluto sono quella della Slovenia e quella dell'Ucraina, secondo me sono due canzoni molto valide. Penso che quest'anno le canzoni sono davvero più particolari anche per quanto riguarda i testi, i motivi, tutti quanti molto diversi tra di loro. Quelle particolari quest'anno a me piace tanto l'Australia e anche che comunque ha debuttato, ha fatto una canzone fantastica e anche Malta, che ha fatto una canzone molto forte. Potete cantare insieme? Con quale artista ti piacerebbe cantare così? Adele. Ero sulla Mastotti e Cristiano Ferro, per i miei idoli della vita. Fantastico. Vedete che anche come gusti si va da questa di anni italiani, poi la musica è una ragazzi, e qui ce ne rendiamo conto più che mai. Io adesso vi lascio andare, io vi ho visti con gli altri ragazzi, siete una cosa meravigliosa. Ragazzi, dovremmo essere così anche noi, prendere esempio da loro, perché loro sanno veramente vivere, va bene? Ragazzi, in bocca al lupo! Grazie mille! Ciao!